Ebbene ragazzi, ci siamo finalmente, novità assoluta da Nightcore, EDC25, la nuovissima e potentissima nata in casa Nightcore. Siamo sicuramente di fronte ad un form factor simile all'EDC27, tra poco vedremo insieme, faremo un confronto un po' più dettagliato, però diciamo che avevamo già visto questa forma. Quello che non avevamo visto erano i nuovi accorgimenti tecnici per renderla ancora più comoda e ancora più performante. Innanzitutto tantissimi lumens, in soli 104 grammi e uno spessore di 13,7 mm, 3000 lumens. Questa volta abbiamo un parco LED in grado di offrire anche una certa gittata. E poi tante modalità, compreso lo strobo da difesa, il random strobo brevettato da Nightcore, che è uno dei sistemi di difesa più apprezzato dai professionisti e da chi si difende. L'EDC25 monta due LED UHI-20 progettati e realizzati ovviamente da Sysmax, che è la compagnia che possiede Nightcore. Cosa hanno di speciale questi LED? Beh, un'elevata densità di luce e con questi proiettori la capacità di penetrare a fondo. Se la guardate attentamente noterete che ci sono dei riflettori a buccia d'arancia che si combinano perfettamente con il LED per proiettare il fascio dove ci serve. Fatta in questo modo è del 45% più sottile di una torcia normale, di una torcia rotonda anche se compatta, ma questo ci permette di tenerla in tasca e non sentirla per niente. Non sottovalutate però la possibilità di estrarla al volo e agganciarla immediatamente in una presa saldissima, proprio perché lì dove serve, come già succedeva nella EDC27, troviamo delle zone grippanti che ci permettono l'estrazione e l'impugnatura. E anche se è più leggera di tante torce che avete magari maneggiato, non pensate che sia delicata, perché è tostissima, realizzata in lega di alluminio anodizzato di grado militare sulle scocche esterne, con un cuore in fibra di carbonio, il tutto fissato da 6 robustissime viti. Solo in questo modo possiamo avvantaggiarci di una struttura leggera ma super robusta. Eh sì, perché quando parliamo di difesa c'è sempre la possibilità di dover arrivare ad uno scontro ravvicinato e quindi ad utilizzare la torcia come oggetto contundente. Sul retro della torcia c'è un'ampia zona sotto la clip con delle lamelle e questa è fatta per favorire la dissipazione del calore, perché siamo davanti ad una torcia estremamente potente e quindi abbiamo bisogno di dissipare tanto calore se ne facciamo un uso prolungato. È chiaro che questi accorgimenti sono tutti in funzione della potenza, della possibilità di liberare la potenza che arriva a 3000 lumens, spingendosi fino a 300 metri. Se ci pensate, se non siete un sorvegliante, se non siete qualcuno che deve appunto inquadrare una proprietà e puntare direttamente per ricerca e soccorso, eccetera, 3000 lumens per 300 metri sono tutto quello che ci serve nella vita di tutti i giorni, ed è già molto di più di quello che fa una torcia tradizionale. Forse Nightcore ci ha un po' viziati e siamo tutti abituati a delle performance incredibili, ma in una torcia di questa forma e questa comodità 3000 lumens vanno benissimo. Il controllo passa attraverso due pulsanti, come era già con la EDC27, ma la situazione cambia parecchio in realtà. Uno è il tasto di accensione, che è qui a due stati, quindi ci permette con la mezza pressione anche di selezionare la potenza che ci interessa. L'altro tasto è programmabile. Ora io l'ho sistemato in questo modo con lo strobo, perché è una torcia DC che mi torna particolarmente comoda se devo difendermi con lo strobo. Però se non avete questa esigenza potete anche schiacciare il pulsante secondario e poi con questo bloccare l'altra modalità,
che è il turbo. Quindi sì, il pulsante secondario lo posso programmare e attivare tutti i 3000 lumens, che pure fanno un bel effetto in caso di difesa. È fantastico. Siccome la torcia è dotata del controllo avanzato della temperatura, inizierà a regolare l'emissione del turbo in base a quanto calore sta accumulando. Questo cambia a seconda di dove ci troviamo nel mondo, di quanto caldo fa in quel momento, e quindi la torcia in modo intelligente reagirà non al tempo di erogazione del turbo, ma esattamente al calore che sta accumulando. E ce lo comunica attraverso i LED con una specie di countdown che si avvia qui quando si sta scaldando troppo la situazione. Vedete, forse si vede, forse no, i LED blu stanno piano piano calando. E adesso è calata anche la prestazione della torcia, perché qui siamo in uno studio, c'è caldo, vedete, io sono in maniche di camicia, ma soprattutto dobbiamo proteggere il LED e l'elettronica. Quindi va bene il turbo, ma non ci serve il turbo in 20 minuti, ci serve un attimo per guardare, per controllare, e poi a posto. Ora lo riprogrammo con lo strobo schiacciandolo e premendo l'altro pulsante, ed ecco qui, adesso fa lo strobo. Ovviamente se sistemiamo la EDC25 in uno zaino, una borsa con altre cose, beh, potremmo avere la necessità di bloccarla. È semplicissimo, ragazzi, basta accenderla e quando è accesa tenere premuto il pulsante di spegnimento. Ora vedete che si è acceso un LED rosso qui sopra che indica proprio che ora la torcia è bloccata. Tuttavia, per emergenze resterà funzionante la modalità programmata. Se devo sbloccarla, a parte che è scritto tutto qui, per fortuna è scritto tutto sulla torcia serigrafato, beh, ve lo dico anche io, vi basta schiacciare un attimo in modo che il LED rosso si accenda e dopo tenere premuto, così vediamo salire i due LED. Ed è fatta, ragazzi. C'è comunque anche una modalità di blocco totale che possiamo attivare. Beh, leggetevi le istruzioni, è semplice anche quello. E il blocco di secondo livello disabilita tutti i tasti. Io non lo uso quasi mai. Nella confezione, oltre al cavetto di ricarica, vi arriva anche un cordino con la possibilità di passarlo qui, perché abbiamo una clip molto generosa, e quindi se vi fa piacere portare la torcia DC con il cordino, ecco fatto, il cordino è servito, ve lo regolate come volete. Io non sono un grande amante dei cordini nelle torce, ma qui ce lo danno in confezione e magari diventa utile per qualcuno di voi. Sarebbe il caso adesso di fare un confronto con la EDC27, che è il modello, diciamo, precedente della stessa famiglia. Vabbè, innanzitutto questa rimane stabile così e mi fa molto piacere. Le cose importanti, le cose davvero importanti: qui abbiamo anche il secondo tasto doppio, quindi ha un livello turbo e poi un livello strobo, se vogliamo, non è programmabile, e il tasto di accensione. Una differenza davvero importante, chiunque ha usato e ha portato un po' nei pantaloni la EDC27 lo sa, è l'aggiunta nella EDC25 del sistema di sicurezza, che ne mitiga la potenza se scopre di essere vicino a qualcosa. Rispetto ai 220 metri, mi pare, di gittata della EDC27, qui ne abbiamo 300. Chissà se si vede un po' la differenza. Doppia EDC, ecco, vediamo se così si vede. Spesso mi chiedete come mai non faccio le prove al buio delle torce, perché non sono davvero utili per capire come vanno le torce. La ripresa della telecamera, la telecamera può variare le condizioni luminose dell'ambiente, le condizioni dell'aria, l'umidità e anche ovviamente la capacità di riflettere la luce di tutto l'ambiente circostante. Quindi non è troppo utile, si fanno queste prove, rende un po' l'idea, ma se vi dico 3000 lumens, 300 metri, è tanta roba. Una differenza ancora importantissima con la EDC27 è la rimozione del display. La EDC27 aveva questo bel display con le sue informazioni, la EDC25 sostituisce tutto con due file di LED. Una ci indica, quello blu, la potenza
erogata e sono 4 e l'altro ci indica la batteria. Ovviamente dopo un po', ragazzi, si spengono per preservare la carica. Anche l'IDC27 ha il controllo avanzato della carica residua e quindi la tecnologia Advanced Cutoff, che ci permette di lasciare la carica da una parte per un anno ritrovandola sempre carica. Non è poco. Quale vi consiglio tra le due? Beh, ragazzi, sono due ottime torce, hanno delle prestazioni interessantissime, sicuramente sono state fatte delle migliorie molto apprezzabili sulla IDC25, questo però non toglierà di mezzo immediatamente la IDC27 perché conserva alcune particolarità come il display. A qualcuno può piacere l'idea di vedere quanto tempo ha di carica residua, per esempio mi piace molto anche a me questa cosa, e soprattutto il doppio livello del secondo pulsante che ci permette di avere sia il turbo che lo strobo su un unico pulsante. Qui bisogna scegliere, programmarlo e poi hai solo quella funzione lì. Che devo dirvi, sono entrambe compatte, entrambe hanno questo form factor davvero interessante, ma se ti piacciono le torce sei sul canale giusto, quindi iscriviti qui sotto e schiaccia la campanella. Dai poi un'occhiata a tutta la selezione di torce che abbiamo su backpacko.it e se non riesci a trovare quella perfetta per te, scrivimi pure, ti aiuto volentieri, è sempre un piacere. Noi ci vediamo in giro anche sugli altri social, alla prossima!